L'allargamento senz'altro, senz'altro. Quello è fondamentale perché ci mettiamo, facciamo l'unico atto terapeutico che veramente è necessario. Per dirvi perché questi tumori di spizza tipici sono nel 40% dei casi positivi al sentinella, perché le cellule semplicemente migrano dal neo e vanno nel sentinella. Guardate questo caso che è emblematico. Questo è un nevo blu, quindi neanche uno spitz. È un nevo blu perché anche i nevi blu, se tu gli fai il sentinella, trovi il sentinella positivo. Guarda qua, che cos'è secondo voi questo? È un linfatico pieno di melanina. Quindi è chiaro, no? Cioè sono lesioni benigne, nevi congeniti, nevi di spitz, nevi blu, puoi trovare il sentinella positivo nel senso che trovi cellule del nevo nel sentinella. Questo non vuol dire che siano metastasi di melanoma. Ok, quindi questo era un caso di sovradiagnosi, dove i problemi ci possono essere più per il paziente che per noi. Caso di sottodiagnosi, quella di cui ci spaventiamo di più, ok? Allora, che cosa può succedere se non abbiamo un rapporto stretto col patologo? E che tu fai una biopsia incisionale di una lesione ungueale, di una macula, di una banda pigmentata ungueale, e il patologo ti dice nevo giunzionale. Però la clinica è questa. Ok? Se tu mandi questa foto al tuo patologo, il tuo patologo non è possibile che non ti dica qualcosa in più. Non è possibile, perché anche per lui è impossibile dire che questa sia una lesione benigna. È chiaro? Però il povero patologo, noi dobbiamo anche capirlo, cioè lui è chiamato a fare diagnosi su un punch a volte, su una biopsia incisionale, cioè su un pezzo della lesione, quindi ha delle difficoltà. Ma in questi casi, sai, tu non riesci a fare una biopsia di tutta la lesione, cioè devi per forza fargli un punch, quindi bisogna interagire, perché in un caso come questo non si sarebbe perso due anni si sono persi. Prego? Ma sai, prima di tagliargli il dito, capito? Per carità, non è... sì, insomma, tutto quello che volete. Voglio dire, il punto è, diagnosi di benignità, gli mandiamo la foto al patologo, il patologo ti dirà certamente, guarda, a questo punto fagli altre due o tre biopsie, qui, in modo da cercare di evitare questa situazione. Ora, un caso molto simile, ma esattamente l'opposto, ve lo devo far vedere perché è una cosa meravigliosa, di nuovo di sovradiagnosi, o meglio, non di sovradiagnosi, di sovratrattamento di una lesione. Questo è un caso di questo collega della Lettonia. Vede questa collega di 60 anni per questa banda pigmentata ungueale, diagnosi emorragia. Diagnosi emorragia. Il collega mi ha detto: ho perso un'ora con questa collega a spiegargli che era un'emorragia, che non c'erano problemi, che poteva tenersela, che nessun problema, eccetera, eccetera. Lei se n'è andata, torna dopo 6 mesi. È incredibile, no? Questo è stato un sovratrattamento autoinflitto, diciamo, perché è la collega che si è autoinflitta il sovratrattamento. Comunque si è fatta tagliare il dito. Vorrei capire sto chirurgo, che chirurgo ha trovato, insomma, che voglio dire. Uno va dal chirurgo, tagliami il dito, sì, certo, ecco qua. Vabbè. Prego. Sì. Scusa, non era un'emorragia, ma anche istologicamente non si capiva bene cosa fosse. Allora io dico, vabbè, facciamo un follow up, vediamo, io l'avevo tolto tutta questa lesione. Sì. Me lo vedo capitare dopo, questo era un tecnico microbiologo, dopo 6 mesi era andato da altri colleghi che gli avevano tolto la prima falange. Vedi.
Succede nelle migliori famiglie, assolutamente. Allora, solo una parola, perché poi qui vedremo dei casi pratici sulla gestione collegiale del melanoma e dei tumori non melanoma più difficili. È chiaro che il melanoma per antonomasia è il tumore, diciamo, multidisciplinare, no? Dove abbiamo bisogno di più figure specialistiche. Quello che è importante, che noi sempre ci ricordiamo, è che il nostro ruolo centrale con il paziente, perché il paziente vede noi per la prima volta per la diagnosi, siamo noi che gli asportiamo la lesione e chiediamo al patologo di fargli la diagnosi, siamo noi che lo mandiamo al chirurgo per l'eventuale sentinella, siamo noi che gli chiediamo gli esami da fare per il follow up, ok? E siamo noi che eventualmente lo mandiamo all'oncologo, spero nella più piccola percentuale di casi, nell'eventualità ci sia una progressione. Il follow up io lo vedrei proprio nelle mani del dermatologo, perché facciamo follow up, questo ve lo dirà anche Cinzia dopo, per due motivi: non solo per vedere se il melanoma va in progressione, ma anche per diagnosticare secondi eventuali melanomi, e quindi noi in qualche modo abbiamo questo ruolo centrale, ok? Questo saltiamo. Poi, problemi comuni in ambulatorio pediatrico, ne parleremo domani con Iria Neri, ma abbiamo già parlato dei bambini. Vi volevo solo dire due parole sulla dermoscopia dei tumori meno frequenti e la dermoscopia in patologia infiammatoria, e abbiamo finito. Allora, tumori meno frequenti. Ovviamente io ho questa impostazione mentale. Penso, quando vedo una cosa che non capisco, cerco sempre di pensare alle cose più comuni e poi alle cose più rare. Però è vero che ci sono dei tumori rari, ok? Dei tumori più rari. Oggi, devo dire la verità, un pochino stiamo imparando, io sono convinto che qualcuno di voi la diagnosi qui la fa. Questa è una lesione nodulare un po' ulcerata al centro in un uomo di 40 anni, questa è la dermoscopia. Che ne dite? Tumori rari non vuol dire maligni, anche benigni. Che era l'acantoma, Merkel? Poroma, chi ha detto poroma? Poroma, hai ragione, è un poroma. Vedi che ci si arriva. Cioè, per carità, è un tumore raro, non ci pensi come prima ipotesi, ci sono dei criteri che oggi sono stati pubblicati, questi vasi un po' grandi, tipo arboriformi, cioè tipo glomerulari grandi però. Però è chiaro che sono lesioni difficili da diagnosticare. Io dico sempre che almeno questo mi hanno insegnato, quando la diagnosi non è chiara, diciamo sempre sarà un tumore annessiale, no? Quando dice sarà un tumore annessiale. E molto spesso lo è. A me la prima volta che mi è capitato è stato con questo paziente qua, dove, che poi tra l'altro era un paziente complicatissimo, perché era uno a Napoli, era uno di quelli che hanno sempre ragione, diciamo, quelli, diciamo, come li definiamo? Vabbè, insomma, questi qui che potete immaginare. E quindi, quando è venuto con questa lesione, ho detto, madonna mia, figurati, ma a questo, come glielo dico che c'ha un melanoma? Come glielo dico che c'ha un melanoma, no? Allora non gli ho detto niente, abbiamo asportato la lesione, e ringraziando Dio, questo è un poroma eccrino, potete immaginare. La contentezza mia e ovviamente del paziente. Quindi, tumori rari, tumori anche rari maligni. In genere si diceva prima il Merkel, ci sono dei tumori che vediamo ogni tanto, che stiamo cominciando a imparare come sono fatti, però devo dire è difficilissimo. Cioè, in un caso del genere noi possiamo solo pensare a cosa? A un basalioma, uno spinalioma, c'è poco da fare, anche dermoscopicamente. Forse possiamo escludere il basalioma perché non ci sono i criteri, no? Però io uno spinalioma non lo posso completamente escludere, c'è un pattern vascolare polimorfo, un'area ulcerata centrale, un pattern vascolare polimorfo. Questo è quello che c'è, ci può essere nello spinalioma, ma anche in una serie di tumori più rari come il fibroxantoma atipico, che è questo, che sapete bene, ha una malignità solo locale,
quindi si deve asportare con un buon margine, ma non dà problemi. Noi negli ultimi anni abbiamo visto un certo numero di carcinomi a cervello di Merkel, angiosarcomi, quello della testa, che è facile diagnosticare clinicamente, fibroxantomi atipici. C'è una variante simile anche istologicamente al fibroxantoma atipico che si chiama fibroistiocitoma maligno. Questo fibroistiocitoma maligno conviene ricordarcelo, perché invece, al contrario del fibroxantoma tipico che ha solo una malignità locale, ha una prognosi del 50%, cioè nel 50% dei casi il paziente muore, e quindi è una diagnosi anche difficile istologica, quindi dobbiamo ricordarcelo. E poi ovviamente il dermatofibrosarcoma protuberans. La regola è: tutti questi tumori sostanzialmente condividono in dermoscopia un pattern vascolare polimorfo, ok? Quindi possiamo renderci conto che la lesione è probabilmente maligna, ma è difficile poi dire se sia uno spinalioma, un fibroxantoma tipico o così via. Dermoscopia generale, in dermatologia generale è così e abbiamo finito. Io credo sia un campo assolutamente affascinante. Oggi ci sono una serie di applicazioni, siamo partiti da questa applicazione. Che cos'è? Una scabbia, esatto. Siamo partiti da questa applicazione e devo dire, oggi come oggi, noi non facciamo più scraping per fare la diagnosi di scabbia. La vediamo in un attimo, guardate quanto è carino. La facciamo in un attimo la diagnosi di scabbia con il nostro dermatoscopio. Ma ci sono una serie di applicazioni oggi, di cui vi parlerà Emilio domani. Io vi volevo far vedere solo una cosa troppo bella. Questo si chiama il ciao ciao sign della miasi. La miasi, no? Guardate il ciao ciao sign. Aspettate. Aspetta, Ciao ciao. Ciao ciao. Guardate che eccezionale, eccezionale. Cioè, questo è l'animale che vive nella nostra pelle e che fa ciao ciao ciao. Bellissimo. Va bene, io direi con questo chiudiamo, così c'è spazio per le domande, e grazie infinite per essere qui.